Life hacks da fare a scuola. Cioè, ovvero da fare sì. Adesso Ci proviamo a farli. Innanzitutto hai bisogno di una gomma. Già io quando vado a scuola non porto mai la gomma. Ma te non la porti neanche il quaderno. Ma la roba è mia No, almeno il quaderno lo porto sì. Se capita Cioè, se capita se va a scuola intanto. No. Vabbè, comunque tagliamo la gomma in questo modo, in modo tale che si apra. Scriviamo all'interno le formule. Esatto. Seno, coseno. Cioè, tu conosci queste formule. Certo, no? Certo. Io onestamente non ho bisogno neanche di scriverle. Sotto ho scritto anche buona fortuna. Così. Buona fortuna che non ti sgama la prof. Noi vi invitiamo a non farlo. No, infatti, mi raccomando. È solamente a scopo informativo. Ah, sì, sì, fai l'occhiolino che io non so farlo. A scopo, bravo, manco esatto. Io lo so fare. Comunque, mettiamo un pezzo di scotch sulla gomma in modo tale da richiuderla come all'inizio. Posso è un po' una poverata. Sì, dai, ma è troppo un po' una banale, poverata. Però, no. Vabbè, vediamo però, un attimino che cosa combina. Effettivamente ha fatto la sua sporca figura. Allora, ci può stare. Ti posso dire la verità, ora lui immagino che tiri fuori la gomma, poi apre la scatolina. Deve togliere lo scotch. Ah, no, lo vede da qui. No, allora, fermi tutti. Ma non bastava scrivere sulla gomma. Ma perché lui è stupido, no? Cioè, ragazzi, ma basta scrivere sulla gomma, ma ve li devo dare io i consigli. Prendiamo un cerotto. Allora, il cerotto con tagliamo la scuola, una parte del cerotto facendo finta che ci siamo fatti male giocando. Una a la possiamo incollare, l'altro esatto. Pezzo non lo incolliamo. Dobbiamo perché... già avere i bigliettini scritti chiusi in questo modo. A fisarmonica. Esatto. Molto semplice chiuderli a fisarmonica. Li attacchiamo dall'altra parte dello al centro del cerotto. Posso dire che questo è geniale. Questo cioè, è la prof non ti può dire niente. Prof, mi sono fatto male. Certo. Che vuoi? Prof, ho messo il bigliettino dove mi sono fatto male. Ah no, dici che così non funziona. No, così non così può non funzionare. Ok. Voi evitate di farlo. In ogni caso studiate delle formule. Andiamo al prossimo. Vediamo una un penna pochettino. Cosa molto comune in una scuola. Credo no? Che sia più un pennarello. Ma che è sta cosa? Ah no, è una penna normale. L'ha aperta dall'altra parte. Esatto. Toglie proprio la parte dell'inchiostro. Ci mette il bigliettino all'interno e poi svita la penna. Sicuro. Però mi hai sicuro. Mi hai spoilerato il no, adesso life voglio un attimo vedere che cavolo combina però. Spoilerare il life no, hack, ti spoilerò per niente per vediamo, favore. Vediamo. Ok, qui è scritto se, vabbè, storia. C'ha scritto la Divina Commedia sopra. Ah, lo arrotola. Giusto, lo arrotola tipo a bandiera. Sì, però aspetta un attimo. Adesso la cioè come fai ad usare il bigliettino effettivamente? Credo che tu debba aprire la penna. Sì, ma a sto punto è meglio che lo metti nel borsellino. Cioè, perdi più dai, tempo per cacciarlo. È un trucco aprirlo. Avanzato, è un trucco da ingegnere. Vediamo, posso dire può la essere verità. Che si inventa qualcosa di geniale. Che adesso ne so. Chiude la penna, poi... E poi... Che fa? Vabbè, apre. La deve aprire. Ho capito, ma scusa un attimo. Cioè, la prof in tutto ciò dorme. Deve dormire. Per forza. La prof sta dormendo perché altrimenti ti sgama ma per forza. Per forza, cioè, o stai all'ultimo banco. Vabbè, vediamo il quarto trucco. Poi mi raccomando, nei commenti fateci sapere qual è il migliore secondo voi. No, e qual è il trucco che usate voi? Cioè, se avete mai usato. Cioè, da chi è che non l'ha fatto? Dai, è vero, obiettivamente. Siamo genitori sinceri, all'ascolto, dai. Chiudete il video. Ma anche genitori all'ascolto. Mi pare che non hanno usato i bigliettini. Ma per favore, non vi crediamo. Prendiamo il bigliettino piccolo. Piccolissimo, lo dobbiamo arrotolare in questo modo e lo mettiamo, credo, all'interno del temperino. Sì, vabbè, proprio... più piccolo. Ho capito, così devi stare con la lente di ingrandimento. Allora, è geniale questa qui. Lo mettiamo qui sotto, poi. E poi devi richiudere. Scusa un attimo, ora la mia domanda è: per riprenderlo, ti porti un cacciavite a scuola? Sì, però il cacciavite è meno sgamabile rispetto a un bigliettino. Ma scusa, ma giralo con le dita, ma non fai prima. Dai, vabbè, raga, ma dai, ma cos'è? No, adesso ma questa è ingegneria aerospaziale. Immagini, no, immaginiamo il contesto, tu stai facendo il compito, può prendere il cacciavite, rigiri, sì. Alzi. Ah, con il compasso. Genio! Sì, ho capito. Genio! Devi fare per forza una materia in cui serve il compasso. Vabbè, io non ne ho mai facendo fatta una. Geometria oppure tecnica, però tecnica è bigliettino. E non c'è più il bigliettino. Ah, no, c'è. Nel minuscolo. Genio, piccolissimo. Abbiamo una gomma e fin qui tutto regolare. Abbiamo un sedetto. Tutto regolare anche questo. Ma perché? No, questo, se siete piccolini, non fatelo. Evitate. Ah, taglia la gomma a metà. Mette. Però ti posso dire che è il più geniale tra tutti. Sì, cioè, è quello questo più è geniale. Ma perché sta facendo due rettangoli? Fa un buco. Cioè, magari all'interno buco della gomma. E all'interno riesce a mettere no, i bigliettini. No, raga, dai, ma questo è un nascondito. Cioè, questo è da FBI, una cosa cioè, del genere. Ma stai scherzando? Che ti sgama la prof. Adesso più o meno. Forse è quello più geniale. Sì, vabbè, ma quanti oggetti devi usare però per fare una cosa del genere? Cioè, a sto punto, per scavare. Tutto il tempo che perdi, me le imparo le formule. Scusa, prendi un badile a questo punto. No, davvero. Cioè, alza. Per tutto il tempo che vediamo perdi, me le impari. Adesso metterai il bigliettino dentro. Ma tra l'altro, quanti bigliettini c'ha questo? Che cioè, poi non ha studiato niente. Lui passa il pomeriggio a studiare il live. Fuck, per mettere i bigliettini geniale. Ma che poi scusa un attimo, ma scrivi all'interno della gomma. Raga, ma cioè si complicano la vita. Qui Kaby Lame avrebbe fatto cioè, guarda spontaneo con la colla. Ah, mo la mette anche dall'altra parte e la incolla. Vedi, fa tipo il ponte. In modo che vai a creare proprio però una fisarmonica. Però questo è insgamabile.
questo è insgamabile, sì, raga. In effetti è così. Come fai a sgamarlo? Però aspetta, se la prof prende la gomma e vede che è tagliata. Sì, certo, capito. Allora ti alza al banco e vede sotto il banco. Ho capito, se c'è a me qualcosa. Mi controllava addirittura nelle tasche la prof, scusami, Ma questo credo che sia un po' illegale. E poi mi ha messo anche la nota perché c'avevo il bigliettino. Però questo fantastico. Non lo diciamo a nessuno. Cioè, poi anche dentro alla scatola della gomma. Troppo. Allora, questo qui dovrebbe essere un trucco per disegnare usando l'iPhone, cosa come che non capisco come sia possibile. Non lo so, l'iPhone. Non lo so, voglio vedere. Ok, quindi quando fate arte. Ha fatto chiaramente il logo di Batman. Sì, ma tra l'altro è bravissimo. Mamma però mia, di là c'è Capitan rispetto. America. Sì. Allora, vi serve un cartoncino, ritagliarlo esattamente in questo modo. Cosa è impossibile. Molto complicata, aggiungerei. Poi ha creato una base? Sì, una base di addirittura trasporto. La dovete pitturare di giallo, altrimenti non funziona, ve lo dico. Cioè, poi prendete il plasticone del CD in modo che si crea il riflesso. Mamma mia, allora è un genio, posso sì, dire. Ma è un life hack che ti complica troppo la vita così. Sì, e poi scusa un attimo, disegni per forza fuori dai col perché non hai il. Sì, ma allora vi dico io il life hack migliore. Se c'è una bella giornata di sole, mettete il foglio con un altro foglio sotto sulla finestra. Ma scusa un attimo, e con il riflesso del sole ci riesci. Ma metti il foglio sul telefono, alzi la luminosità e ricalchi dal telefono. No, come fai? Come sì, fai? Ma dopo c'è il telefono sotto. Appunto. Non riesci a disegnare. Vabbè, ancora più facile. Non fate nessun regalo. Sì, esatto, basta. Fermatevi. Auguri per il vi risolvete i problemi per il la mio, vita. Il mio regalo e la mia presenza. È meglio di questo. Io voglio vedere che cosa combina questo. Perché ha scritto pistola per sparare. Sì, ma sta mangiando una pizza poverino, lui deve mangiare i broccoli. No, ma sai che puzza che fanno in classe. Ma questo è tipo, allora, cosa mi prepara mia nonna? La pizza. Cosa mi prepara mia mamma? I broccoli. Dai però. Vabbè, abbiamo la carta interna dello Scottex. Ma adesso dimmi chi è che porta lo Scottex così tutti, a scuola. Tutti, decisamente facciamo tutti. Chi è che non attenzione, lo fa? Attenzione, palloncino. Prendiamo il palloncino e ritagliamolo in questo modo. Poi, questo secondo me è più da fare a casa. Sì, arrotoliamo il palloncino come se dovesse chiuderlo e lo infiliamo. Ah, però effettivamente se ti prepari questo scherzo a casa e poi te lo porti a scuola. Ecco, io vi consiglio di aggiungere un elastico in modo tale che regga ancora di più il palloncino. Ma va a creare proprio uno sparapatate praticamente. Questo quindi non credo che sia una patata. Sì, ma si chiama sparapatate in generale, in modo che tiri boom. Certo, perché è un proiettile. Questo non ha capito che cosa è successo. Che cosa è successo, Giacomo? Ehi Giacomo, che cosa hai fatto? Sei impazzito? No, sto facendo il doppiaggio del loro voce. A questo gli è volata la pizza. Poverino, la pizza. No, dai. Ma cosa guarda sta succedendo? Guarda quanto è soddisfatto. Attenzione, mi sa che un altro copiatore su di questo, Antonio, questo è quello più bello. Antonio è quello più bello della classe. Ecco, sì. Questo rosso è il più bello di tutti. Ehi, Alice, che cosa hai fatto? Ti risparo di nuovo. Niente, è morta Alice. Siete a scuola, avete assolutamente bisogno di mangiare. Chi non ha bisogno di mangiare nell'ora di italiano, religione, religione, cioè, matematica, per tutte le ore, praticamente scienze, il problema fisica. È che se provi a mangiare tipo M&M's oppure patatine, tutti i compagni puntualmente vogliono la tua merenda. E poi il prof mi dà fastidio sta cosa. Prof ti sgama, a parte certo. Il prof ti sgama. Quindi qual è la tecnica per evitare che ti sgamano i tuoi compagni e ti vengono a chiedere la merenda? Prendere un astuccio, prendere un altro coso che non so che cosa sia. Sarebbe tipo il quaderno quello lì ad anelli per metti i fogli. Giusto. Forse. Prendere gli M&M's, ritagliarli in questo modo, li mettiamo all'interno del l'astuccio è finito life hack. Non posso dire niente. Ma scusa un attimo, che cosa altro serve per questo life hack? Sì, ma il problema è che hai sprecato un astuccio praticamente. Ma quelle penne dove le metti? Ah, sono i fogli quelli lì tipo di adesivi. Aspetta, ok. Li incolli all'interno del quaderno. Vabbè raga, ma questo geniale. Qui è proprio un nascondino di livello atomico. Ma volendo questo lo potresti fare anche con i bigliettini. Ah, brava studente. Vero, genio. Ma tu qui ci metti proprio il libro sì, per vabbè, copiare. Sì, vabbè, ma questo è invisibile. Questo è invisibile. Ho proprio sonno oggi a scuola. Questo prof di geografia è molto noioso. Sì, ho capito. Io se sbadigliavo in classe mi arrivava una badilata da parte della professoressa. Vabbè, magari il prof non se ne è accorto. Oppure ha fatto uno sbadiglio. Ma sta dormendo. Ma questo caccia fuori l'iPad. Sta guardando, guarda ma i Simpson. Sta guardando i Simpson. Ma come i Simpson? Cioè, già hai sonno. Poi ti metti a guardare i Simpson. Beh, così ti addormenti. Guarda il prof. E il prof ovviamente la sgama. Ha ragione, con l'iPad, è certo. Adesso sbagli a tirare due scatole. E quindi si mette a guardare anche lui. Ah, no. Io credo di non aver mai visto un prof così gentile. Cioè, se ti sgama col tablet, te lo prende felice. Te lo tira in faccia. Ma la mia prof mi distruggeva l'altro po'. No, sto quindi, cosa facciamo? Prendiamo un quaderno. Sì. Ci mettiamo, credo, l'iPad. Ah, no, fa il buco per metterci l'iPad. Dai, però questo è geniale, Oh mio Dio. Questo lo puoi fare anche col telefono. Questo, oh mio Dio, perché raga, non ci ho mai pensato. No, ve lo giuro che questo qui lo rifarei. Cioè, stavo scherzando. No, lo rifarei. No, poi è a scopo informativo. Non, no,
non lo dovete fare. Ma questo è un genio. Non lo fate. Ultimo trucco: come copiare utilizzando i palloncini a scuola. Elemento che tutti si portano nelle normali quotidiane giornate. Ti pare che sulle pareti della scuola non trovi dei palloncini? Certo. Obbligatorio. Ovvio. Allora prendiamo un pennarello. Il pennarello a scuola è difficile che lo trovi. Il palloncino è facile, il pennarello è difficile. Sbaglio? Ma a scuola mia non trovi nessuno dei due comunque. Sgonfi il palloncino. Prendi lo scotch. Forse perché rimane incollato. Cioè si va tipo a stampare. Oh a foto... mio Dio. Che lo scrivevi direttamente sullo scotch. Effettivamente. Ah no, non potevi scriverlo sullo scotch perché è troppo difficile scrivere così piccolo. Ok, ma perché? Cioè adesso si è imbrattato tutte le unghie, no? Però guarda l'unghia e intanto c'ha le formule, sì. Poi vai in bagno e se ne lava un attimo. Perché ovviamente il prof non ti sgama che tu c'hai delle formule sulle unghie, no? Beh, scusa, se stai così con la mano non ti sgama. Intanto lei scrive le formule. Tecnica geniale.